Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Le galline stanno urlando come delle matte, vado a vedere perché adesso, però riesco ad arrivare allo stivale. Sentitele, qua c'è il signor Grey che urla anche. Eccole là, tutte in posizione. Ciao, eccole lì, sì, ciao Grey. Qua ci sono ancora i boiler che li sto facendo prendere un po' d'aria perché si erano ghiacciati ieri sera e li ho girati e adesso prendono aria. Non li metto più i boiler adesso perché continuano a ghiacciarsi. Apriamo le galline. Tutto al pascolo. Signor Grey, signorina Grey, buongiorno. Pio Pio. Adesso con le bendeline le togliamo perché in teoria dovrebbero essere, anche se non è guarito, fa niente. Perché ho visto che se le ho tolte ormai gliele toglierò oggi. Anzi, adesso, quando spengo il video, gliele vado a togliere se riesco. Eccole lì. Io sto gelando, loro razzolano. Lì c'è pure la cenere che gli piace tanto. Guardatele lì, come si muovono. Eccoli qua. Adesso ho notato che hanno il sederino un po' spennato. Però vabbè, qua c'è il signor Grey. Signorina Grey, quello che sei. Grey? Grey? Papero? Papera? Paperatta? Paperotto? Quello che sei? Cosa sei? Maschietta o una femminuccia? Grazie, ciao, ciao. Ciao. Piccolina. Però le coccole ti piacciono lo stesso, eh? E sì che ti piacciono. Vieni, andiamo al pollaio. Andiamo. Vieni. No, vuole un po' riposarsi lì. Andiamo a vedere il pollaio che sarà tutto bagnato. Adesso, domani che non piove, oggi prende un po' di aria perché vedete com'è sporco. Poi domani vengo qua anche con la spugna e gratto via, pulisco proprio tutto. Qua vedete che è umido. Adesso aspetto che si asciughi ancora un attimo, perché se vado adesso rischio solo di fare un casino perché si sporcherebbe di più. Vedete, ho messo queste ciotole qua agli angoli, che almeno non si sporcano perché allora con i boiler ci cagavano dentro, qua non ci arrivano. Sono più rialzate e poi non ghiaccia. Lì. Questo sono i nidi, che adesso però non usano più, questo qua non lo usano più. Sì, perché è più vicino alla parete, preferiscono questo comunque. Adesso se ho della paglia glielo rimpinzo il nido. Anzi, quando pulisco glielo rimpinzo perché adesso devo fare solo un casino. Vedo di uscire senza morire. Ok, non mi sono sporcato perché di solito mi sporco tantissimo. Vedete com'è messo l'altro telo. Bello che non si bagna più tanto. Eccole qua le piccoline. Questa qua con la cresta abbassata mi sa che fa le uova perché ogni tanto si fa prendere in braccio. Però non so se lei o la sua sorellina. Comunque una delle due si fa prendere in braccio. Vedete qua? No. Le ho messo questa rete qua in modo che non cadono giù. No, più che altro per il signor Grey che potrebbe cadere giù di qua e si farebbe molto male perché è un salto abbastanza alto, tipo 2 metri, 3 metri. Si farebbe male, vero signor Grey? Lei è un papero. Qua una volta giacevano le mie fragole. Specifico una volta. Finché le galline non le videro. Qualcosina c'è ancora. Magari rinascono l'anno prossimo. Cioè rinascono in primavera. Qua c'è il pero che abbiamo trapiantato. Che era prima lì dove c'è il pollaio. Davanti al noce. Fra il noce e il laghetto era qua esattamente. Era qua il pero, l'abbiamo spostato di qua perché sennò la piscina non ci sta. Magari in estate, quando metterò, se metto la piscina, quando la metto, magari, anzi in autunno, prima di togliere la piscina, faccio fare un bel bagnetto al signor Grey nella piscina, almeno si diverte per bene e alle sue amiche se arriveranno. Qua comunque la situazione del mio pero è abbastanza solido. No, non è vero, non è solido, perché non si è attaccato ancora bene.
Qua intanto io sto cercando di fare una margotta. Qua. Anche se non è il periodo giusto, ho provato a farla così perché boh, mi passava per la testa, ho provato a farla. Qua sto trapiantando siepi di queste siepi qua, che una è quella là, poi sono queste qua che crescono bellissime. Ho un po' di piante da farvi vedere. Scrivetemi sotto nei commenti se volete un video dove vi spiego un po' delle piante che ho, quali sono, come le tengo, varie cure, cose varie. Vedete che comunque la potatura che ho fatto è stata molto utile. Queste piante iris potati, iris non potati. Vedete, quello lì no, quello lì non è potato, scherzo. Questo qua è potato che è bello pulito, quello lì no. Bel lavoro. Comunque quest'anno erano un po' di prova. Eccoli lì che razzolano. Vedete che hanno sederino, cioè che quella lì rossa ha sederino un po' spiumato? Metti a fuoco, vedete. Non ditemi che c'è Batuffolina che sta mangiando il telo. Cosa alquanto probabile perché Batuffolina mangia la plastica. Quindi potrebbe mangiare anche il telo. Sì, credo che sia l'unica gallina che mi piace mangiare i teli di plastica, le cartacce. Guardate qua sotto, io ci scommetto che qua sotto. Adesso andiamo a vedere. Ah, eccola qua, lo sapevo. Gli ha dato una zampata probabilmente. C'è un po' tuffolina. Ciao, gallina. Ti ho beccato mentre razzolavi, rovinavi il giardino. Guardatela come scappa. Bellissima anche lei. Una livornese. Per chi non lo sapesse, gli è venuto un cressone bellissimo, mi piace tantissimo. Fa delle uova belle grosse, a volte mi fa anche l'uovo doppio. Anzi, su 10 uova, uno è un uovo doppio. Boh, oddio, devo passare tutta la volta in mezzo a sto buchino. Io non ci passo tanto facilmente. Qua c'è la Cinesola, la mia prima gallina. Signorina, ha 2 anni, no, forse 3, non lo so, ho perso il conto, però è bravissima, un po' stupida però, quelli lì sono dettagli. Ha covato tante volte, uova non fertili perché erano le sue. Adesso vedete come scappa, sa che deve essere presa in braccio, con una mano non riesco a tenerla. Vedete, è un trattore, quando inizia a razzolare nessuno la può fermare. Guardate, subito, subito a becchettare. Con il suo zampone, lei è un'esperta. Mi ha ammazzato un ramo di un prugno. Quando era piccola, che pesava neanche 200 grammi, ci saliva e piegava. Poi, man mano che è cresciuta, era cicciona e il prugno è morto. Cioè, non è che è morto. Lei è come se c'era questo ramo qua, era così più o meno. Lei si sedeva sopra, il ramo faceva così. Dopo, a un certo punto, quando è diventata cicciona, l'ha spaccato. La cinese è fatta così. Poi qua un po' di cacca di gallina, di pollina mista paglia che sta facendo da concime. Poi lo dovrò stendere. Qua c'è un cactus, il papiro. Adesso qua la situazione sta degenerando, la situazione laghetto. In primavera c'è da fare un grande cambiamento del laghetto, cioè va sistemato. Bisogna sistemare le piante, le ninfe, i pesci, quelle cose lì. Vedete con come si vedono i pesci, qua abbastanza trasparente. Qua scavano un buco intanto i pulcini. Ciao signor pulcino gallina! Cosa c'è? Questo qua, vedete che quando comprerò nuovi animali sarà. Gli metterò un po' di paglia. Secondo me qua sotto andranno tantissimo. Perché è proprio un bel rifugio. Qua c'è l'oleandro che ogni tanto becchettano, però non credo che. Cioè, è velenoso e non lo mangiano. Quindi sono felice che non lo mangino. Vedete che qua sotto è un piccolo covo. Magari il signor Gray si andrà a rifugiare quando diventerà, quando avrà i suoi amici. Sì, signor Gray. Papero. Pio pio. Pio pio. Pio pio. 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 Dove andiamo? Vi faccio vedere anche la casa del signor Gray, barra signora. Io lo chiamo signor Gray perché ormai mi sono abituata a chiamarlo signor Gray. Una cuccia che avevo tolto perché era tutta bagnata, perché l'ho costruita io, eh.
tetto mi piace tantissimo con Grey by Cinesa Team. Magari aprirò anche la pagina Instagram cinesa, che vabbè, qua c'è la sua finestrella. L'ho costruita io da solo insieme al mio cuginetto che ha 8 anni. Oddio, finestrella. Sì, mi ha aiutato a fare le finestrelle, questa cosa qua. Che questa cosa qua anche, la finestrella. Adesso non sono capace di metterlo. Ah, oh, no, sì. Vedete che rimane aperta. Ma poi io lo chiudo quando piove. Però Grey non c'entrava perché era un papero piccolo. Dai. Sì, è un po' difficile da chiudere effettivamente quando si incastra. Beh, però adesso è anche ghiacciato, quindi non lo sforzo troppo. Dopo qua ho fatto 2 buchi. Devo infilare questo qua, così. Non so se ce la faccio. Così. Niente. Questo è il tettuccio. La rampa. Adesso lì c'è un po' di paglia. L'avevo messa lì così, non l'ho più cambiata. Adesso qua c'è un po' di schifisia, come la chiamo io. Però credo di aver finito la paglia. Sì, l'ho finita. Devo andare a prenderne altra. Adesso vado da Macchiolina a vedere come sta qua. Avevo tagliato un po' di cose, ho provato a metterli nell'acqua per vedere se facevano i germogli, ma ho sbagliato stagione, quindi si è ghiacciato tutto. ASMR. No, non è vero, non è abbastanza ghiacciato per fare l'ASMR, se no faccio croc croc croc. Comunque no, non è nato niente. Sì, io avevo fatto qualche radichetta, però è morta. Qua poi farò un video su come potarlo, come lo poto io. Qua una volta aveva 2 rami, uno gliel'ho tagliato per lasciargli il principale, in modo che poi volevo fargli la pallina. Poi lo poterò in seguito, in primavera. Qua una volta c'era un po' di erbetta, ma le galline ci sono arrivate, l'hanno scoperto. Questo tubo qua servirà per fare, non so, penso un impianto idroponico per le insalatine. Probabilmente lo userò, lo laverò tutto con l'idropulitrice. Buchi. Eccolo lì, signor Grey, che arriva. Grey, cosa c'è? Bel papero. Poi la gallina mi era anche scappata di là dal vicino, quindi fate voi. Eccolo lì che ritorna nella sua piccola base, signor Grey. Detto anche bel paperotto. Galline, che razza, non vedete che stanno andando pian piano nel nascondiglio? Grey! Pio pio! Comunque non so perché non va nel laghetto. Si vede che è troppo profondo per lui, però mi sembra un po' strano. Boh. Signor Grey! Bel paperotto. No, non mangiare quella cosa lì. Adesso le metto via comunque perché... Adesso vado da macchia. Preferisco non lasciarle aperte più perché sono già andate dal vicino una volta e non voglio che ci vanno un'altra volta. Non voglio rischiare di perderle. Perché vabbè, il mio vicino è bravo, me lo dice quando... Cioè, il mio vicino non è che è bravo, è corretto. Quando arrivano di là me lo dice subito. Io vado a prenderle, però... Se tipo poi attraverso anche qualche cancello li vanno di là, magari l'altro li tira al collo e li mette in padella. Non è di mia volontà questo. Quindi, signorine, è ora di andare. Sto piccolo bastone. Basta scuoterlo, è bello elastico. Dai, batuffola. Via. Cinesa. Oddio, non ci passo più. Poi qua in teoria dopo dove c'è quel tronco lì ci andrà un altro, il pesco che c'è di là forse. Su, no, cinesa, bella brava. Ok, guardate lì quel pulcino appollaiato. Dai, gli lascio fare un po' di bagni di sabbia. Si era sdraiato per riposare e adesso si deve già alzare. Guardate lì come razzolano. Si fanno i bagni di sabbia adesso. Lascio 2 minuti per farseli.
meno si danno una pulita. Guardateli come razzolano felici. Felici di rovinarmi il mio giardino, povero me. Guardateli che bei piedoni che ha il signor Grey. Che zampone. Cinese, mi lanci tutta la terra dentro la roba della gallina, poverina. Loro razzolano, adesso si farà... si scuoterà per fare il bagno di sabbia, credo. Batuffolina circola intanto, mettere un po' di ordine. Ah, che freddo. Non so se si vede il vapore. Sì, credo di sì. Guardate il signor Grey sull'attenti. Che bel paperotto. Adesso è adulto. Credo che l'anno prossimo inizi a fare le uova se è una femmina e ad accoppiarsi se è un maschio. L'anno prossimo, fra 2 anni, non ho capito bene. Però credo in autunno dell'anno prossimo. O in primavera, vediamo. Poi magari riprenderò una femmina. E che schifo, signor Grey. L'ha fatta davanti alla camera. La cacca. Signor Pulcino, mi dispiace che lei si è accucciato, ci ha messo tanta voglia per riposarsi. Ma cioè, è ora di andare. Su, su, su. Su, su, su. Via. Dai, piccole. Fatele obbedienti. Ok. Ok. Faccio scappare di lì, guardate la cinese come corre. Guardatela lì. Devo far spostare la mandria di galline. No, 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 non così tanto. Galline. Di là. Di là. Mandria di galline. Spostarsi? Spostarsi? In quei territori. Su, mandra di galline. Signor Grey. Gallina. Brava. Guardate come si infilano. Disubbidienti. Dai, su. Devo farle spostare. No. E vabbè, l'ho perse quelle. Dentro. Questa qua è molto disubbidiente. Dentro. Dai, cattivone. Se lo farò andare dentro questa qua. E vabbè, mi sono scappate tutte. Guardate questa qua che corre. Dai, su. Brava. Bravissima, ora nel pollaio. Tutte e due, perché sennò mi scappate. Batuffola. 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 No. Galina. Morbidina. Vai dentro. Guardatela qua come litiga. E non ha voglia di andare nel pollaio a dormire. Invece sì che deve andare. Ora qua. Che... avvicino la porticina in modo che non scappano. Qua chiudo. Dopo quando arrivo con il bastone tiro qua e riapro tutto. Però adesso devo cambiare il bastone perché questo qua è troppo morbido. Qua lo uso per scostarle da là. Che non ci arrivo. Ci vuole qualcosa di più morbido. E dopo quando sono qua uso questo bastone qua. Anzi, mi serve un bastone ancora un po' più rigido questo. Per aprire la porticina. Guardateli lì. Quelle galline. Andiamo a prenderle. Sì, adesso si stanno ammazzando. Batuffolina. Quella lì. Perché Batuffolina gli stacca le piume. Mangiare, si ammazzano. Guardate la Batuffolina come tenta di uscire. Furba quella gallina. Magari riesco a farla uscire da di qua. Shh, shh, shh. La cinesa.
Su, su, su. Shh, shh, shh. La cinese è una gallina molto furba. Nei suoi anni ne ha viste tante. Epidemia di Covid. Poi altre cose. Dai, cinese. Gallina. Guardatela come furba. Non riesco mica a mandarla di là. Poi la prendo. Dai, cinese. Lo so che devi razzolare. No, Batuffolina è riuscito ad uscire. Shh, dai, cinesa. Malandrina. Furba. Sta vecchiata qua. Me ne deve far passare ancora tanti. Guardate come corre. Presa! Ok. No, non ti dimenare. Gallina, non ti devi dimenare sempre. Adesso è giunta la tua ora. Vai nel pollaio. Vai a mangiare, obesa. Guardatela. Una gallina molto astuta. La cinese. Mica tanto stupida. Dov'è quel pulcino? Eccoli là. Tutti e tre. Sono scappati. La cinese quindi è dentro da sola. Pulcini, ma chi vi ha dato il permesso di scappare? Ora rientrate tutti. Ah sì, 20 minuti di video, wow, traguardo. No. Dai. Ok. Credo che nessuno arriverà a questo punto del video. Su. Te. Dai, giovani polli. Dai, non fatemi dannare oggi. Mi fanno dannare queste galline. Quando non vogliono andare dentro, vabbè. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, perché non ce la faccio senza due mani. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.